Ok, ragazzo, per cominciare alcune cose. La mappa ti aiuterà a muoverti a New York. Ti ho segnato sopra un rifugio dei Corleone. Va subito là e datti una bella ripulita. Rifugio, chiaro. Grazie alle tue note potrai tenere traccia di tutti i tuoi incarichi. Se dimentichi quello che devi fare, ti basterà darci un'occhiata. Ok, Luca, c'è altro che dovrei sapere. Sì, e questo è importante. Siamo in guerra, ragazzo. Little Italy non è sicura. Lui è uno dei miei scagnozzi. Ti resterà incollato e si assicurerà che tu raggiunga il rifugio tutto d'un pezzo. Adesso muoviti. Mi metterò in contatto con te più tardi. Allora tu sei la nuova recluta del Don. Quei tizi in abito marrone sono della famiglia Tattaglia di Brooklyn. Quasi tutti dei figli di puttana. Se ci tieni alla pellaccia sparisci. Via da qui! Vuoi metterti contro di me? Vatti su! Ah! Terribile tragedia. Perché non provi a corrompere quel poliziotto? Ho sentito parlare di te, e non bene. Se ci darai una mano, noi la daremo a te, capito? Non c'è problema, la polizia è sempre pronta a fare affari. Bel lavoro. Forse ora gli sbirri ci daranno una mano, eh? Perché non chiama? Hai qualche amico al distretto? Devo mangiare qualcosa. Starò qui ad aspettare che tu finisca. Luca ti aspetta fuori, non gli farei fare la muffa. Ragazzo, facciamo un giro. Adesso c'è meno gente. Meglio. Così la cosa si risolve senza troppi problemi. Guadagno bei sorti. Aiuto la famiglia. Ogni tanto c'è un po' d'azione. Ma una cosa deve essere chiara. Non mi metterei mai con giù padrino. Don Corleone è un uomo che rispetto. Il vecchio Emilio non ha intenzione di mostrarci il dovuto rispetto. Ha deciso di vendersi alla famiglia Tattaglia. Ha bisogno di una bella lezione.
Voglio che ti incontri con Emilio. Convincelo a pagare il suo addebito ai Corleone. Pensi di sapere come fare? Io o meno. Dammi qualche dritta. Dipende dal caso. A volte basta mostrare il dovuto rispetto. Vai da lui e inizia a parlare. Con qualche trattativa sistemerai tutto. Ho capito. E se invece il tizio sembra deciso a resistere? Allora ci devi spiegare per quale motivo ha bisogno della protezione. Mettilo un po' sotto pressione, ma senza esagerare. Un uomo messo alle corte diventa pericoloso. Capisci? Devo fare i soldi che ha protezione. Per primo deve trovare qualche attività ancora libera. E ristorcere soldi al proprietario dovrei convincerlo che è nel suo interesse unirsi a noi. Ogni commerciante cede davanti a diversi tipi di pressione. Tutti hanno un punto debole. Ci sono persone recettive alle parole. Con altre, beh, con altre dovrai usare le maniere forti. Quando prendi di mira un commerciante, sotto la sua salute puoi vedere la pressione. Tutti hanno due confini. Superane uno e cederanno, supera l'altro e reagiranno. Più vicino al punto di rottura riesci a spingere qualcuno, senza esagerare, più sarà il denaro che porterai a casa. Attenzione però, tutte hanno un limite. Spingiti troppo oltre potrebbero persino tentare una reazione. La persuasione è un'arte. Puoi minacciare un poveraccio a pugni o con un'arma. Puoi sfasciargli un negozio, puoi persino pestare qualcuno dei suoi clienti. Io amo la semplicità. Basta sfasciare un registratore di cassa con la sua testa. A volte però non dovrei fare nemmeno un poco di fatica. Se in un negoziante ti chiedono un favore, puoi conquistare la sua fiducia accontentandolo. Una volta fatto, otterrai una piacevole ricompensa. Cosa ci fai qui? Siamo chiusi! Mi manda Luca Brasi. Ha dei conti in sospeso da sistemare con te, oggi. Perché dovrei darti un solo centesimo? Sto cercando di mandare avanti... Ascolta, Emilio. I Colleone controllano questo quartiere. Se non sganci, ne pagherai le conseguenze. Mai! I Tattaglia mi ucciderebbero! Come hai potuto? Con certa gente funzionano solo le maniere forti. Quella roba era nuova! Toglimi quelle manacce di dosso! Basta! D'accordo, siamo in affari. Denuncerò ogni cosa alla polizia! Ah! Toglimi le tue luride mani di dosso! Un altro no, e se è un uomo morto, ci siamo intesi? Non voglio problemi con voi. Prendi i soldi e porta Luca i miei rispetti. Vuoi diventare il padrone di New York, il suo re? Devi controllare i suoi racket. Sono in tutta la città, nel retrobottega di qualche negozio che li nasconde. Sti negozi si chiamano coperture e nascondono i racket illegali che con le loro merci dominano le strade. Spaventa il negoziante e forse ti lascerà entrare nel suo business. Se si
fortunato, troverai il boss del racket. Prova a sfasciare qualche testa e convincilo a essere fedele ai Corleone. Se no, puoi anche comperarlo, se te lo vuoi permettere. Più racket controlli, più denaro accumuli per conto della famiglia. Per fare davvero i soldi, però, devi trovare un magazzino che rifornisce le coperture. Non è facile conquistare queste fortezze, ma se ce la farai, scoprirai come arrivano a New York liquori, armi e altre merci del racket. Scoprirai i centri. Conquistare un centro è un meglio metodo per mettere in ginocchio una famiglia rivale. C'è un altro modo per entrare nel giro del racket. Devi rubare i camion e le merci che trasportano. Ogni quartiere è pieno di camion che trasportano merci dai magazzini ai negozi o contrario. Ferma i camion, ammazza le guardie e poi lega l'autista. Piglia i chiavi, ti porto un camion in un posto sicuro e ti godo un bel bottino. E poi non dimenticare di dare un'occhiata ai bordelli e ai casinò. Giocatore d'azzardo, protettore e ragazze stanno sempre assieme. Se riesci a parlare con un proprietario nel modo giusto, può essere che te ne trovi a capo di tutto. Questa è la nostra zona. Che ti ha lasciato entrare, eh? I Corleone vogliono una fetta dell'azione. Che cosa hai da dirmi? Certo, ho avuto una buona mano. Buona fortuna a te. Dovrei darti una lezione. Ehi, questo è il mio quartiere. Tu e i tuoi compaesani mi dovete rispettare. Ok, ok, non voglio casini. Non mi piacciono i taccagni. Ma per adesso mi accontento. Ci si vede in giro da queste parti, d'accordo? È storia vecchia, ragazzo. Combina casini e i poliziotti ti staranno addosso. Più grave il crimine, più forte sarà il controllo a cui sarai sottoposto. Gli sbirri saranno dovunque, non avrai respiro, non si faranno certo scrupoli ad aprire il mondo. Gestisci la tensione corrompendo dei poliziotti, oppure nasconditi per un po' in un rifugio. In ogni quartiere c'è un capitano della polizia. Dai una bustarella a sto tipo e lui farà in modo che i suoi uomini si voltino dall'altra parte se vorrai mettere in mossa le armi. Potrebbero persino schierarsi al tuo fianco, se non esageri. Se ti unisci alla famiglia, riceverai il rapporto di Tom. I nostri uomini fanno il rapporto a Tom per segnalare i livelli di tensione in ogni quartiere. Tieni d'occhio la tensione, o rischierai di finire male. Ma quanto ci hai messo? Ce li hai i soldi? Sì. Dammeli. Visto? Ti avevo detto che questo business era interessante, eh? Comunque, voglio che ti incontri con un mio amico, Poligatto. Fagli vedere questo. Capirà che sono io a mandarti. Devo andare.
I poliziotti ti stanno lontani, eh? Congratulazioni. Scusa. Per la tua nuova attività. Sembra che tu voglia parlarmi, eh? Tu devi essere quello nuovo. Che mi dici? Ti va di fare un po' di grana? Ehi, certo. Cosa posso fare per te? In Mott Street c'è un barbiere protetto dai tattaglia. Fagli capire chi comanda in città e il posto diventerà tuo. Forse ti beccherai anche un taglio di capelli gratis. Quando hai finito, parla con qualcuno degli altri commercianti. Un sostenitore dei Corleone fa sempre un bel po' di soldi. Mi capisci? Oh, come vorrei non dover tornare in ufficio. Ho tempo conoscevo una signora come te. Stai lontano da me! Buffone! Non essere stupido, ragazzo! Hai un bel salone, ti conviene pagare se vuoi che resti tale. Esci dal mio negozio! Perché non andate a rompere le palle a qualcun altro? Hai un bel po' di rasoi qui. Quanto sono affilati? Non cambierò idea. E ora vattene. Oh, scusa, ma sa che ho spaccato qualcosa. Basta! D'accordo, siamo in affari. Denuncerò ogni cosa alla polizia. Prendi una decisione, ora. Farò quello che dici, ma non farmi male. Vuoi raverti oppure tagliarti i capelli? Sì, vai con la spuntatena. Vuoi rinnovare il look? Ti sentirai un uomo nuovo. Dici che sono brutto. Forse passo da te più tardi, ragazzo. Potrei avere qualcosa per te. Per ora me la deve cavare da solo. Un tempo conoscevo una signora come te. Non avrai intenzione di rivederlo, spero. Dammi un po' di fiducia, per favore.